Do subito il benvenuto ad Andrea Paltrinieri, Università Cattolica. Buon pomeriggio Andrea, ben ritrovato sulle fonti. Ciao Alessandra, un buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Andrea, partendo dai mercati stiamo vedendo comunque Europa in rosso tra i 4 e i 5 punti percentuali, si tratta ovviamente di tutti indici particolarmente colpiti, il FTSE MIB e il DAX di Francoforte. Ecco, ti aspettavi delle perdite addirittura maggiori? Allora, dal punto di vista dei mercati finanziari ovviamente la reazione è stata violenta, soprattutto con riferimento ai mercati europei, vediamo il nostro FTSE MIB, vediamo il DAX. Ecco, però per ciò che riguarda i mercati americani, vediamo ad esempio il Nasdaq adesso essere a un passo dalla parità, ha anche toccato, una variazione positiva pochi minuti fa. Quindi vedo negli Stati Uniti una situazione un pochino più leggera rispetto alle sessioni overnight. E questo non lo vedo solo dal punto di vista del mercato tecnologico, ma anche lo vedo nei rendimenti. Infatti vedo il decennale americano essere adesso all'1,94%, ma allo stesso tempo il decennale tedesco, quindi il Bund, essere a circa 0,16%, quindi dal punto di vista dei rendimenti ha recuperato un pochino e dall'altro lato si è ridotto lo spread rispetto al nostro BTP italiano. Quindi non dico che la situazione sia adesso sotto controllo, però vedo un pochino di allentamento di tensioni dal punto di vista dei mercati finanziari. Ecco, è ovvio che alcuni settori sono molto sotto osservazione. Faccio riferimento ad esempio alle banche europee che stanno collassando. Hanno recuperato un pochino dei minimi, ma il settore bancario europeo è davvero sotto pressione. Ovviamente l'impatto di determinate sanzioni, come dicevi tu, soprattutto al sistema bancario russo, ma magari che si può trasferire a tutta Europa, ecco, possono impattare alcuni specifici nomi. Faccio riferimento ad esempio alla nostra Unicredit, il cui 5% di utili comunque deriva dalla Russia, faccio riferimento ad altri singoli nomi a livello europeo. Però attenzione, anche il settore bancario europeo in generale non dovrebbe essere fortemente toccato, a meno che appunto non ci siano specifiche sanzioni come quelle a cui tu facevi riferimento relative al SWIFT, di cui magari parleremo dopo. Quindi una situazione, direi che a mio modo di vedere, nella componente americana si sta normalizzando e direi che un andamento, un ritracciamento di un punto percentuale dello Standard & Poor's 500 in questa giornata che veniva definita cigno nero, Black Swan, insomma è un ritracciamento insomma non così considerevole come potevamo aspettarci overnight. Ecco, ci stanno arrivando veramente tantissimi commenti, oggi in esclusiva siamo in diretta su tutti i nostri canali social, LinkedIn, Facebook, YouTube, insomma anche sul nostro sito ufficiale lefonti.tv come di solito siamo. Ovviamente oggi è una situazione straordinaria, giornata storica senza alcun dubbio, però ci scrivono in tanti che la NATO ha esagerato ad espandersi all'est, non lo so, qual è il tuo parere su queste diciamo considerazioni che arrivano da troppe diciamo parti, e sarebbe bastato dire che l'Ucraina non entrerebbe nella NATO, non lo so, un paese a mio avviso dovrebbe essere libero a scegliere il proprio destino. Sì, dal punto di vista geopolitico la situazione è abbastanza complessa. È vero che poi l'invasione di Putin è stata massiccia adesso e dall'altro lato Putin è stato descritto in diversi modi, tutti lo abbiamo visto, no? Da un'invasione nazista, da un'invasione fascista, insomma abbiamo sentito tanti termini, però dall'altro lato è anche vero che effettivamente la NATO si cercava di espandere verso est e questo poteva mettere a repentaglio questa sorta di, tra virgolette, dominio russo che Putin ha sempre voluto a partire dal 2014 con la Crimea. Io davvero non so quanto siano colpe della NATO e quanto siano colpe di Putin, però per il momento adesso la situazione si sta deteriorando molto velocemente. Ecco, dal punto di vista della vera e propria guerra, sono davvero contento di sentire che Biden non dovrebbe inviare le truppe se non proprio per controllare i confini della NATO, quindi come hai detto tu prima, certamente nel settore est Europa, ma non a confrontare direttamente in Ucraina le truppe inviate da Putin. Questo è un elemento di sollievo dal mio punto di vista, quindi da questo momento in poi vedremo certamente quali possano essere le sanzioni.
No, infatti non, noi non speculiamo sulle sanzioni, però è ovvio che quelle annunciate già ieri, io dico ieri perché ovviamente sono state annunciate nella tarda serata di martedì, quindi mercoledì abbiamo potuto vedere nel dettaglio di cosa si tratta, non è bastato, anzi diciamo che Putin proprio, il presidente russo non le ha considerati per niente, quindi probabilmente per avere un impatto sulle sue decisioni e dare un aiuto all'Ucraina che in questo caso vorrebbe appoggiarsi all'Occidente, ci vogliono delle sanzioni più pesanti, ovvero andare a colpire lì dove fa più male, ne vale la pena il trade-off o meno? Allora, guarda Alessandra, le sanzioni noi le dobbiamo inserire all'interno di questo framework, di questo quadro di riferimento. La Russia nel corso degli anni ha accumulato molte riserve in valuta. Ha accumulato molte riserve in valuta perché sappiamo che produce circa il 17% di natural gas globale, sappiamo che produce 10 milioni di barili di petrolio al giorno e di conseguenza quando vende queste materie prime, ma non solo quelle energetiche, anche materie prime agricole, anche l'alluminio. Quando le vende all'estero sappiamo che dal punto di vista economico vengono incassate molte valute differenti e questo fa accumulare le riserve in valuta, international reserves. E le riserve in valuta sono un elemento di forte protezione interno. Poi, se a questo associamo il fatto che la Russia ha un fondo sovrano, il Russia Oil and Gas Fund, che nel corso degli anni ha accumulato un forte asset under management, quindi un forte patrimonio sotto gestione e investito in titoli ad alto investment grade, quindi AAA. Ecco, da questo punto di vista potrei dire che Putin si ritiene abbastanza messo bene, cioè lui dice: anche se io ho sanzioni, comunque tra la banca centrale russa, tra il mio Russian Oil and Gas, quindi fondo sovrano, che è non solo un fondo con riferimento pensionistico, ma anche un fondo che noi chiamiamo di stabilizzazione, quindi che proprio serve a situazioni di questo tipo. E se anche associamo a questo le riserve internazionali, ecco, Putin può sopravvivere tranquillamente, se non 5-6 mesi, perlomeno 3-4 mesi, anche a sanzioni le più dure in assoluto. Quindi no, le sanzioni di ieri, Alessandra, per me erano veramente di basso livello dal punto di vista dell'impatto sull'economia russa, perché il fatto di non accedere al mercato internazionale con riferimento alle nuove emissioni e non accedere al mercato primario UK e US, ecco, adesso la Russia non ha assolutamente necessità di accedere al mercato primario. Abbiamo visto il prezzo del petrolio essere a circa 100 dollari al barile, se guardiamo il Brent siamo a 103 dollari al barile. Il prezzo del TTF nel corso degli ultimi secondi di contrattazione adesso sta salendo del 60%, no? E di conseguenza, finché abbiamo forti riserve internazionali, forti revenues dal punto di vista appunto delle entrate, vendendo prodotti energetici, ma non solo, la Russia è un paese in surplus dal punto di vista della bilancia dei pagamenti. Ecco, quali possono essere gli elementi che la possano indurre ad emettere debito nei mercati occidentali? Quindi certamente io mi aspetto qualcosa di più, però ecco, starei molto attento a sanzioni come l'esclusione dal SWIFT, perché potrebbero poi ritorcersi contro a chi le fa. Sì, assolutamente, questo è assolutamente così. Intanto, prima di andare sul comparto energetico che è molto interessante, vorrei semplicemente capire, essendo che le banche italiane sono particolarmente esposte a clienti russi, in particolar modo Unicredit, Intesa San Paolo, colgo occasione di dire che non sono solo le banche italiane, per carità, anche la stessa Societe Generale, tante altre banche. L'Austria, una cosa che mi ha sorpreso, ma è il paese più esposto in questo senso, però. Sto vedendo Unicredit a 12,27. Confesso che questo, noi raccontiamo i mercati finanziari quotidianamente, questo era un scenario non atteso, in ogni caso, soprattutto dopo le trimestrali. Ci sono rischi di cali ulteriori in questo senso? Guarda, a mio modo di vedere c'è stata un'overreaction da questo punto di vista. È vero che alcuni nomi, l'avevo citato prima, Unicredit è molto esposta e in generale contribuisce molto alla rilevante esposizione del sistema bancario italiano e non solo anche austriaco, come hai detto tu, con riferimento alla Russia. Però io credo sia un'overreaction. Il nostro sistema bancario è solido e anche ultimamente, lo abbiamo visto dalle ultime trimestrali, non solo in Italia, ma anche le banche europee hanno ben performato. Quindi, se noi guardiamo diversi indicatori, possiamo vedere gli indicatori di redditività adesso stanno migliorando proprio grazie all'incremento dei rendimenti. Noi sappiamo bene che gran parte delle banche europee sono banche commerciali e quindi il margine di interesse certamente beneficia dal punto di vista dei rendimenti nel momento in cui siamo sopra lo zero adesso. Poi, se a questo associamo comunque la crescita economica, siamo in un periodo di crescita economica che io credo non verrà fortemente impattato nel caso in cui non ci siano rilevanti escalation
in Russia e in Ucraina. Io credo la crescita economica rimarrà e questo certamente gioverà il sistema bancario europeo e non solo italiano. Poi se noi andiamo ad analizzare, ecco, il patrimonio di vigilanza, certamente le banche italiane sono molto solide e direi gran parte delle banche europee sono molto solide e quindi virtuali assorbimenti del patrimonio di vigilanza con riferimento ad asset russi che dovessero, come dire, venire, non dico decurtati, ma insomma valutati in modo inferiore. Abbiamo visto che cosa adesso sta facendo il mercato russo, sta perdendo circa il 30%, sì, se non di più, e considerando anche l'andamento del rublo, ecco, assorbimenti del patrimonio di vigilanza ce ne potranno essere, ma non credo così rilevanti da preoccupare gli analisti finanziari e non credo così rilevanti soprattutto nel core tier 1, quindi nella componente base. Quindi complessivamente io non sono molto preoccupato per il comparto bancario europeo, anzi credo che se non ci sarà un'escalation, ecco, questa long term potrebbe essere una buona opportunità di acquisto. Allora andiamo a vedere invece il comparto delle materie prime che sta beneficiando in termini di prezzi ovviamente da questa situazione. Oggi il WTI ha accarezzato i $100 per barile, attualmente a 97,58, anche qua stiamo notando una certa stabilizzazione, non so se si può usare questa parola visto che il rialzo comunque è del 7,5% rispettivamente, il Brent a $104 per barile, ovviamente il rialzo più importante è dell'indice TTF, ovvero la quotazione di gas naturale in Olanda, 119, l'abbiamo detto più volte, 119 euro a megawatt l'ora. Quanto è preoccupante questo rialzo dei prezzi, perché ovvio contribuisce sia alle pressioni inflazionistiche e soprattutto mette in difficoltà i cittadini europei? Allora, è ovvio che è preoccupante, soprattutto io sono preoccupato con riferimento al nostro benchmark TTF. Perché? Perché una delle sanzioni è relativa alla sospensione, direi quasi in definitiva, della Nord Stream 2 pipeline, e noi abbiamo detto che questa pipeline oppure dovrebbe essere molto importante per ciò che riguarda la Russia, quindi noi l'abbiamo definita sempre molto importante per la distribuzione del gas da parte di Gazprom verso l'ovest. È chiaro che la sospensione di questa pipeline, e più anche il fatto di colpire alcune imprese che sono attorno a questa pipeline, sanzione di ieri sera, ecco, non giova a favore della distribuzione del gas da parte di Gazprom. E infatti vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. È chiaro che la reazione d'impatto qual è? È quella di un incremento del benchmark TTF europeo, anche perché noi purtroppo vediamo sempre il gas nell'altra grande pipeline Yamal andare da ovest verso est, e quindi c'è una forte tensione con riferimento alle scorte, che nel corso delle ultime settimane sono migliorate grazie all'andamento del meteo mite, però è chiaro che se non arriva il gas dalla Russia la situazione è preoccupante. Ricordiamo che in Italia il 30%, circa il 30% del gas deriva dalle importazioni russe. E allora questo che cosa comporta? Comporta degli effetti a catena. Per esempio, per osmosi abbiamo visto un'elevata correlazione oggi con l'altro benchmark internazionale, quindi l'Henry Hub, che a sua volta sta crescendo di 25 cents, anche grazie alla diffusione delle scorte, ma che io credo abbiano avuto oggi un bassissimo impatto. E quindi c'è un'elevata correlazione tra il TTF e l'Henry Hub europeo, perché l'idea è questa: siccome probabilmente riceveremo meno gas dalla Russia, è chiaro che probabilmente andremo a ricevere più gas attraverso le esportazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, che potranno raggiungere 14 miliardi di piedi cubici al giorno. Però ricordiamo purtroppo che l'Europa ha altri competitor come l'Asia, e quindi noi siamo in una situazione adesso in balia delle onde, perché non possiamo avere purtroppo tutto il gas americano, né possiamo avere tutto il gas liquefatto dal Qatar. Però la von der Leyen invece, per giustificare possibili sanzioni, ha detto che in termini di stoccaggi l'Europa ce la farà a terminare questo inverno, no? Ah certo, ce la farà sicuramente a terminare questo inverno in qualche modo, e infatti però purtroppo noi dobbiamo ricordarci che dopo l'inverno ci sarà l'estate,
E ahimè, nel momento in cui si guardano le scorte di gas naturale che stavano lentamente rientrando verso la media a 5 anni, grazie, e lo ricordo ancora, grazie alle temperature miti che ci sono state negli ultimi 2 mesi, poi dobbiamo ricordarci che se i flussi di gas sono inferiori, ecco, comunque il processo di ritiro e diciamo messa di scorte di gas naturale nel terreno continua anche in primavera e continua anche in estate. Quindi noi potremo calciare la lattina lungo la strada, come dicono gli inglesi, per tradurla dall'inglese, però prima o poi i conti tornano. Non dovesse provenire gas dalla Russia, dovremmo trovare altre situazioni energetiche. La reazione di oggi è molto rilevante. Abbiamo sentito anche la Germania dire: io cerco di accumulare carbone per proteggermi da questa situazione. Però abbiamo ricordato gli ultimi mesi che il carbone non è propriamente una energia green. Quindi la situazione è molto complessa, Alexandra, e io come dire, non necessariamente spererei in un'estate, in questo caso fresca, per poter sentirmi tranquillo dal punto di vista del gas naturale, anche perché dopo l'estate fresca c'è l'autunno e dopo l'autunno c'è un altro inverno. Quindi gestire la situazione pregando per un meteo mite e comunque confortevole, certo, ecco, non credo che sia la situazione migliore dal punto di vista dell'Unione Europea. No, questo senz'altro. Poi dicevo semplicemente che gli dà magari un po' di tempo per poter reagire, anche perché osservare senza far niente queste violenze, questa aggressione, secondo me anche un approccio dal punto di vista umano, dal punto di vista umanitario, è errato effettivamente. Sì, è chiaro che noi dobbiamo distinguere il lato umanitario dal lato puramente energetico, cioè anche von der Leyen ha detto dobbiamo continuare ad implementare gli investimenti rinnovabili, e sono pienamente d'accordo, però purtroppo sono investimenti decennali, quindicennali. Noi questa situazione la dobbiamo risolvere in 2 o 3 anni, con riferimento ai prossimi 2 o 3 anni. Quindi adesso siamo in una situazione che, se non arriva il gas dalla Russia, o noi lo prendiamo dagli Stati Uniti attraverso il gas naturale di fatto, o noi lo prendiamo dal Qatar attraverso il rubare contratti che sono già stati fatti dal Qatar nei confronti dell'est asiatico, perché il Qatar ha raggiunto la massima capacità produttiva, non ha più spare capacity, e quindi o prendiamo petrolio, e abbiamo visto che la Russia ne produce 10 milioni di barili e siamo nella stessa situazione, o prendiamo nucleare o prendiamo carbone, che non è esattamente green. Queste sono le fonti di transizione energetica che noi dobbiamo utilizzare, e ahimè, dovesse esserci un inverno rigido, io purtroppo devo scegliere tra queste fonti e non dagli investimenti rinnovabili, che purtroppo impiegano tempo per poter realizzare la loro funzione base. Quindi la situazione di gas, nel caso in cui la Russia dovesse effettivamente bloccare tutte le esportazioni verso ovest, è davvero critica. E non bastano le riserve in Italia e le riserve austriache nel caso in cui dovessero essere rilasciate. Potrebbero bastare per 2 settimane, per 3 settimane, per 4 settimane, ma noi sappiamo che gli stocks non sono i flows. No, questo punto è assolutamente importante, senza alcun dubbio. Non resta altro che naturalmente aspettare e vedere quale sarà l'approccio, perché poi c'è anche la credibilità di mezzo. Effettivamente si vede che in termini di politica estera sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti, diciamo, stanno usando metodologie che non funzionano ad oggi. Probabilmente deve esserci cambio di passo. Grazie mille Andrea Paltrinieri, Università Cattolica, grazie come sempre, e buon proseguimento di questa giornata. Grazie anche a te, Alexandra, come sempre, un saluto a tutti i telespettatori, a presto.